Nel nido ci saranno virtualmente anche mamma e papà, grazie alla app che ha sviluppato Koinè e che si chiama Porte Aperte. Grazie a questa app sarà possibile avere informazioni sulle attività che appunto il bimbo svolge al nido, ma anche sulla mensa e tanto altro. L'applicazione all'interno ha varie funzioni, tra quella della gestione appunto della mensa, in cui viene elencata una serie di menu, fino a quella lì delle presenze, che alla fine era quella lì poi per cui era partita, e va a definire appunto la presenza o meno del bambino, dell'arrivo del bambino, fino a attivare un allarme comunque sia nel caso in cui il bambino non dovesse essere presente. Quindi ovviamente il tema è quello lì di maggiore trasparenza e più che altro di tracciabilità anche del bambino all'interno della scuola. E che cosa posso fare io quindi dal mio smartphone? Allora, sicuramente controllare le attività, controllare uno storico di attività che il bambino ha svolto durante la giornata, quindi tramite un report. Un esempio pratico? Cioè, come semplicemente controllo? Se il bambino ha svolto delle attività ovviamente didattiche, pedagogiche, la maestra riesce a inserire all'interno, l'educatrice riesce a inserire all'interno della cartella del bambino, del report giornaliero. Possono essere vari file allegati, tra cui delle foto che possono essere utili per la famiglia e anche da un punto di vista pedagogico, dei testi, quindi testo libero semplicemente nel dire cosa ha fatto, cosa non fatto, o dei piccoli report un pochino più profondi che magari possono servire anche a individuare eventuali problematiche che il bambino ha riscontrato. Importantissima anche la funzione che manderà un messaggio, addirittura chiamerà il genitore se il bambino non sarà presente al nido. L'app incorpora, in coerenza con la normativa regionale toscana che lo prevede come obbligatorio, una utility molto semplice che permette di intervenire nei casi di cosiddetta amnesia dissociativa. Cioè, in termini molto semplici, la famiglia arriva, passa lo smartphone su un codice, il codice rileva che il bambino è entrato, non succede nulla, se all'ora prevista non viene rilevata la presenza, il programma in automatico prima ti manda messaggio e poi ti chiama. Esattamente come altri software analoghi. La novità di questa app che stiamo costruendo rispetto ad altri sistemi analoghi è che non ha solo questa utility, ma ha tutto il sistema informativo riunito in un unico pulsante e in una pulsantiera semplice da utilizzare, si spera.